buongiorno Marta, che è la libraia della libreria Lato D di Milano. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, benvenuta. Cioè, capisci, lei poveraccia che stava al telefono e sente sempre meglio Gesù Cristo e Paolo Fox, pensa questa, o siamo su TV 2000, no, invece no, ovviamente Lundini, che immagino tu conoscerai bene, e quindi sai anche lo spirito con cui canta certe cose. E, allora Marta, intanto voglio farvi un grande complimento per il vostro sito e per le parole che avete scelto per descrivere la libreria. Perché, che ho letto prima, diciamo, nel blocco precedente. Ah, le rileggo, ok. Lato D è un luogo in cui fare cultura sui temi del sesso, del corpo e del desiderio attraverso i libri. Lato D è e sarà sempre più uno spazio culturale sicuro, aperto a tutti e dove tutti potranno trovare e scoprire domande e risposte, rispetto e libertà, parole e silenzio, consigli, pensieri e fantasie. www.latod.love. Bellissimo, una bellissima descrizione, complimenti. Grazie. Quando è nata Lato D? Raccontami un po'. Allora, Lato D è nata quasi esattamente un anno fa, mm-hmm. perché abbiamo inaugurato il 27 giugno del 2023, quindi okay. siamo proprio agli sgoccioli con il primo compleanno. Sì. È un progetto che avevo in mente, diciamo così, da molto tempo, e a un certo punto ho capito che il momento giusto per aprire la mia libreria non sarebbe mai arrivato, e l'ho fatto e basta. Certo. Mi sembra giusto. Dove siete a Milano? In che zona? Siamo nella zona di Chinatown, Paolo Sarpi, in una travestina che si chiama Via Signorelli. Bello, bello, bello. Fate delle grandi pause pranzo, mi sa. Ormai sì, siamo espertissime di ravioli, bao e tutto quello. Là che... è una gioia. Io ogni volta che vado lì potrei lasciargli veramente tutto il mio, qualsiasi tipo di stipendio, perché veramente sono pazza. Comunque, e la vostra libreria è appunto ha una specializzazione, ma in realtà mi sembra un luogo decisamente aperto anche a tutto lo scibile sui libri. Beh, assolutamente sì, perché diciamo che abbiamo scelto desiderio come parola chiave, perché il desiderio è una parola molto ampia, ormai anche un po' abusata, però se ci pensi il desiderio è quell'energia che ti tende verso qualcosa di lontano, no? Quindi mm-hmm. è un'energia motrice, e quello che vogliamo raccontare, raccogliere qui è proprio questo bisogno di trasformazione, di sentirsi bene con quello che si è e che si vuole essere. Mm-hmm. Quindi come dicevamo nella nostra stessa descrizione, vogliamo essere un luogo sicuro per parlare ovviamente dei temi più legati al corpo, alla sessualità, alle relazioni, alle emozioni, per tutti i target, però chiaramente il desiderio è molto ampio, quindi per noi desiderio è anche controcultura, è ovviamente letteratura, è ricerca, quindi trovate tante cose diverse. E vedo che avete anche un e-shop, cioè una parte, diciamo, di e-commerce. Sì, abbiamo appena inaugurato il nostro e-commerce, perché ci è capitato da subito che persone da lontano ci chiedessero consigli e un'esplorazione della nostra selezione, e quindi abbiamo deciso di rendere il catalogo di Lato D disponibile anche da lontano. Ottimo, ottimo. Allora Marta, diciamo, il tema che vi ho affidato, ovviamente dopo aver visto che sareste state voi ospiti, è 3 libri per conoscere i corpi. Sì. Come l'ha interpretato e che cosa avete scelto? Allora, diciamo che mi hai fatto giocare in casa, dai. Lo so, sono stata buona. Quindi è quasi stato difficile selezionarne 3, perché qui ovviamente ce n'è un mondo. Però ho provato a fare una selezione ragionata di questo tipo. Il primo libro che vi consiglio è per i più piccoli e le più piccole, perché una cosa a cui teniamo molto qui in libreria è avere un settore appunto dei piccoli desideri. Siamo convinte che avere un rapporto sano con il proprio corpo e con quello che si sente sia una cosa che va educata sin dall'infanzia. Quindi il primo libro che vi consiglio è Dai un bacio a chi vuoi tu di Rachel Bryan, edito da De Agostini, ed è un bellissimo piccolo fumetto, storia illustrata, che ci porta nell'esplorazione del consenso, insegna a esplorare i confini personali e quelli degli altri, quindi a imparare a dire no quando si vuole dire no, a imparare a dire sì quando si vuole dire sì, che è una chiave fondamentale per vivere bene e per sentirsi rispettati. Libro consigliato da Amnesty International, sì, tra sì. l'altro. Libro consigliato da Amnesty International, sì, è un libro uscito già un po' di tempo fa, ma secondo me è proprio un caposaldo dell'educazione su questi temi, quindi lo consiglio sempre. Ottimo.
Il secondo libro che vi propongo, visto che siamo a giugno, il mese del Pride, è uscito da poco, Altri corpi di Paolo Armelli, è un libro coloratissimo, già nella copertina, edito da Black Edizioni, ed è proprio una guida, un'esplorazione nel mondo queer, per tutti quanti, contro i pregiudizi, contro gli stereotipi, è proprio un tuffo nella comunità arcobaleno, e quindi lo consiglio. Poi Paolo Armelli è, diciamo così, una voce fondamentale anche lui per noi qui in Italia su questi temi, e quindi eccolo qua. Ok. E il terzo libro che vi propongo rispecchia una tematica che anche questa per noi è fondamentale, e cioè la sessualità maschile. Quindi vi consiglio Pene maschile plurale di Diego Passoni e Nicola Macchione, che è uscito anche questo non da molto per Fabbri Editore. Siamo convinti che la sessualità vada esplorata in maniera libera, appunto, tutti i target e tutte le età. Spesso gli uomini hanno parecchie difficoltà a uscire dagli stereotipi, a chiedere aiuto quando sono in difficoltà, e questo libro fa un bel passaggio dentro tutta la salute sessuale maschile, e per noi è fondamentale nella rivoluzione che stiamo cercando di portare avanti, che ci sia un percorso condiviso tra uomini e donne e tutte le persone. Grazie per aver usato l'eufemismo un po' di problemi. Potremmo aprire un capitolone enorme, però forse non abbiamo il tempo. Ma guarda, invece io ti voglio chiedere una cosa rispetto alle persone che vengono nella vostra libreria. Sì. Mi racconti un po' una casistica, cioè tra quelli che vengono consapevolmente, quelle che vengono un po' così per caso, cioè com'è la vostra clientela? Sono curiosa. Allora, diciamo che sicuramente chi viene qui conoscendo la strada sa che cosa sta cercando, quindi mi capita spesso di trovare persone molto consapevoli, non necessariamente della risoluzione del problema o del tema, ma alla ricerca di risposte, quindi che già si stanno un po' mettendo in discussione. Capita spesso invece, siccome siamo anche molto colorate, abbiamo bandiere, fenicotteri, che qualcuno si imbatta per caso nella nostra libreria e che in realtà ne resti innamorato e che ci confermi il fatto che un luogo del genere è necessario, anche se non prevedibile e previsto. Quindi questo. Poi sono molto felice, come vi dicevo prima, di questo settore per di piccoli desideri, perché riesco a lavorare molto bene con le mamme, con i papà, con gli educatori e le educatrici. Facciamo dei laboratori qui in libreria per i più piccoli e le più piccole, e questo per me è veramente fondamentale, ed è fondamentale riuscire ad arrivare a quel pubblico. Certo. Assolutamente. E infatti stavo per chiederti delle attività, se avete dei gruppi di lettura, che cosa organizzate? Abbiamo un gruppo di lettura che coordino insieme a Federico Colombo, e si chiama Vengo Anch'io, lo facciamo per gangbang letteraria. E ormai è quasi un anno che esiste questo gruppo di lettura, è nato poco dopo la nascita della libreria, si è formato un gruppo molto solido che si diverte, quindi è un momento molto bello in cui spaziamo tra la letteratura, la saggistica, e dove poi di fatto ci mettiamo in discussione per primi noi stessi. Ecco. Leggo anche, sempre dal sito, questo laboratorio con le scuole anche, Desideriamoci. Sì, perché Lato D è anche associazione culturale, in realtà noi siamo nate 3 anni fa con un bando del Comune di Milano, e abbiamo cominciato a sperimentare le nostre attività come associazione culturale, e una parte fondamentale del lavoro dell'associazione culturale, anche perché Anna, che è una delle socie, è educatrice, è proprio quello di andare a scuola. Abbiamo questo format che si chiama Desideriamoci, in cui affrontiamo con i ragazzi e le ragazze delle superiori i temi della sessualità, dell'identità, del consenso, dell'affettività, e devo dire che sono 3 anni che lo portiamo avanti e siamo sempre molto felici di entrare in classe. Meno male che le scuole si muovono autonomamente su alcune cose, perché se stiamo aspettando le commissioni sulla cosa emotiva lì, no, stanno seguendo le direttive. No, i ministeri stanno seguendo le direttive di Galileo. Sì, esatto. Vabbè, lasciamo stare. Dicevi, scusami, vabbè, ognuno Marta, deve fare, deve quello cercare che di aggiungere il pezzettino che può, e noi ci proviamo. Beh, ad esempio, ieri eravamo in una comunità di minori non accompagnati stranieri, Anna, nello specifico, a fare lo stesso tipo di format di educazione. Stiamo cercando di veramente riuscire a raggiungere tutti e tutte in maniera trasversale. Molto bello.
complimenti, brave. Speriamo di riuscire a venirvi a trovare presto. Sì. E so magari che... in tempo per... Non credo in tempo per la festa, che è tipo dopodomani, però insomma in generale ci farebbe piacere. Parlami un po' di questa festa, così ci agganciamo anche alla tua scelta musicale. Ok, allora, appunto, primo anno di Lato D, dovevamo fare una cosa un po' pazzerella e ci siamo inventati questo reading un po' porno, in cui abbiamo invitato amiche e amici scrittori a leggere i testi delle canzoni pop con l'enfasi però di una poesia, come se fosse un testo straziante preso dalle pagine di un libro, e l'idea è che questa cosa poi diventi contagiosa e che ogni persona che ci sarà alla nostra festa voglia prendere il microfono e declamare da Gianluca Grignani ai Luna Pop o a qualsiasi testo di canzone che ha segnato un po' la sua immaginazione. Leggo che in tutto ciò ci saranno anche i Trasferelli. I santini, esatto, previsti. Abbiamo poi due artiste che quella sera saranno qui presenti, ci sarà Bea Barcas con i suoi Trasferelli a forma di clito, che farà un workshop di timbrini a tettine, e poi ci sarà Silvia Larghi che improvviserà dei santini pazzerelli, anche quelli per le persone che passano a farci gli auguri. Adoro. Grazie e mille. Poi saremo in collaborazione con il Bilocale, che è una birreria qui in zona, quindi ci sarà anche qualche birretta, insomma, ci sarà proprio idraterà. Una vera festa. Giustamente, giustamente. Grazie mille Marta, e quindi come scelta musicale, insomma, viene da sé il genio. Se volete vi faccio proprio un intro. Vai. Vai. Dai. Tu sei cattivo con me, perché ti svegli alle 3 per guardare quei film un po' porno. Porno. Pop porno. Pop porno, pop porno, porno, porno. Grazie mille Marta, a presto. Grazie a voi. Ciao. 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 Il genio.